Buongiorno ragazzi, l'argomento della lezione di oggi è l'Odissea, un poema epico scritto in 24 canti e che prende il nome dal suo protagonista, Odisseo, il nome greco di Ulisse. In effetti questo poema narra proprio dell'avventuroso e difficile viaggio di ritorno di Odisseo in patria, dopo la distruzione di Troia. L'Odissea appartiene quindi al ciclo dei cosiddetti poemi del ritorno, cioè quei poemi che trattano come argomento le avventure degli eroi greci, che dopo la guerra di Troia, ritornarono a casa, con un lungo viaggio pieno di avventure. In effetti, l'Odissea è il poema della favola avventurosa e, a differenza dell'Iliade, non è incentrata sulle battaglie e sulle armi, ma è il regno della fantasia, dell'avventura, della meraviglia, dove l'elemento magico assume un ruolo determinante e dove il protagonista è un uomo che noi sentiamo molto vicino a noi, in cui ci possiamo riconoscere. Prima di parlare di tutti gli episodi che vengono raccontati nell'Odissea, leggiamo il proemio. Il proemio, come sapete, è la parte introduttiva e la presentazione dell'opera. Narrami, o Musa, l'uomo dall'agile mente che a lungo andò vagando, poiché cadde Troia, la forte città, e di molte genti vide le terre, e conobbe la natura dell'anima, e molti dolori patì nel suo cuore, lungo le vie del mare, lottando per tornare in patria coi compagni. Leggiamo i primi versi del proemio. Come potete vedere, nel primo verso è presente l'invocazione alla musa. Quale musa? La musa Calliope, la protettrice della poesia epica. Vi ricordate? Le muse erano le figlie di Zeus e di Mnemosine ed erano le protettrici delle arti. Quindi, l'autore, secondo la tradizione, il poeta Omero, nel proemio chiede aiuto alla musa affinché lo aiuti a raccontare, affinché lo ispiri in questo canto. Come vedete, narrami, raccontami tu, o musa, la storia dell'uomo dall'agile mente. E qui viene introdotto il personaggio protagonista. Vedete, presentazione del protagonista e delle sue caratteristiche. Come viene presentato quest'uomo? Non viene nominato, non c'è il suo nome di battesimo, ma c'è una sua caratteristica che subito ci fa capire di chi stiamo parlando. È un uomo dall'agile mente. Viene fatta una perifrasi, cioè invece di dire direttamente l'uomo intelligente, è stato usato un giro di parole, l'agile mente, dall'agile mente. Quest'uomo è Odisseo, o come noi lo diciamo all'occidentale, Ulisse, il quale a lungo andò vagando. Quindi del suo lungo viaggio, del suo lungo vagare in tutto il Mediterraneo, quando tempo dopo la caduta di Troia. Quindi i fatti che vengono raccontati sono accaduti successivamente alla guerra di Troia, alla vittoria quindi dei greci e alla caduta della città. Per cui possiamo capire che si tratta del viaggio di ritorno ad Itaca, un'isoletta del Mar Egeo. Poi si continua a parlare
di questo personaggio e delle sue molte esperienze di vita. Infatti, egli durante questo viaggio di ritorno ebbe modo di vedere le terre di molte genti, quindi di visitare e di conoscere le terre abitate da tanti popoli diversi. E quindi anche di conoscere la natura umana e anche dei sentimenti e delle emozioni. E poi un uomo che ha sofferto tanti dolori nel suo cuore lungo le vie del mare, in questo viaggio che l'ha portato ad attraversare tanti luoghi del Mediterraneo, lottando contro il destino avverso per tornare in patria con i suoi compagni di viaggio. Tutto quello che segue l'invocazione alla musa e presentazione del protagonista chiamiamo protasi, quindi l'esposizione dell'argomento dell'opera. Vediamo come continua. Riuscirono ad arrivare Ulisse e i suoi compagni tutti alla meta? Riuscirono a ritornare tutti insieme in patria così come erano partiti? Purtroppo no. Infatti, a causa del loro comportamento folle, si comportarono infatti simili a dei fanciulli facendo delle sciocchezze. Non li poté sottrarre alla morte, non poté evitare in alcun modo la loro morte. Per quale motivo furono puniti i compagni di Ulisse? Poiché mangiarono i buoi del sole, figlio del cielo, le vacche sacre del sole, e quindi per punizione non riuscirono più a ritornare a casa. Questo narra mio Dea, figlia di Zeus, e comincia di dove tu vuoi. Gli ultimi due versi, l'11 e 12, riprendono l'invocazione iniziale alla musa. Come vedete, c'è scritto proprio tra due virgole, quindi un vocativo: O Dea, aiutami a narrare questo. O Dea, figlia di Zeus, comincia da dove vuoi tu. Quindi, dammi libera ispirazione. Qui potete vedere alcune delle caratteristiche particolari di questo eroe. Stiamo parlando di Odisseo e l'abbiamo definito un uomo multiforme, un eroe che ha come caratteristica principale quella di essere un personaggio molto complesso. La sua personalità ha tante sfaccettature diverse. Innanzitutto di lui sappiamo che è un re, è il re di Itaca, che è un'isola greca e che ha combattuto, ha partecipato alla guerra di Troia, quindi era nella spedizione al seguito di Agamennone, e sappiamo anche del suo valore militare e del fatto che proprio grazie alla sua astuzia si era risolta definitivamente la questione della guerra in favore dei greci, perché era stata sua l'idea della costruzione del cavallo di legno in cui nascondere il fiorfiore dei soldati greci. Poi sappiamo anche che è costretto ad affrontare un lungo e pesante viaggio di ritorno che lo porterà a vedere tanti luoghi, ma anche ad attraversare tante peripezie. Poi sappiamo che è fortemente legato alla sua patria, quindi sente un desiderio straordinariamente grande di tornare ad Itaca e di rivedere la sua famiglia. Da chi è composta la famiglia di Odisseo? È composta dalla moglie Penelope, da Telemaco il figlio, poi c'è il padre, l'anziano Laerte, e poi tutti i suoi sudditi e in particolar modo i servitori che lo amano profondamente.
Adesso andiamo a vedere nello specifico, anche utilizzando qualche parola greca, le caratteristiche di questo eroe. Innanzitutto, guardate, ho utilizzato la parola polimetis. Metis è una parola greca che indica il nome della divinità dell'intelligenza, figlia di Oceano e Teti. Quindi, dall'intelligenza molteplice, multiforme. Cosa significa eroe polimetis? Significa che ha un'intelligenza spiccata che gli consente di trovare delle soluzioni per risolvere tutte le situazioni di difficoltà che ci si incontra durante la vita. Invece, qui troviamo un'altra parola, politropos, significa abile, accorto. Quindi vuol dire che innanzitutto è una persona dotata di grande osservazione, che è accurato, è attento anche ai piccoli particolari, perché quei particolari possono diventare fondamentali, soprattutto quando ci si trova ad affrontare dei problemi. Poi abbiamo la terza parola, polimecanos, capace di molti espedienti. Cosa significa? Significa che è capace di inventare, di creare tante soluzioni diverse utilizzando tanti mezzi, a volte la parola, altre volte l'astuzia, per risolvere i problemi. Poi, politlas, paziente, significa che è in grado di sopportare tante avversità, di farlo con pazienza e quindi con grande forza. L'ultima parola è poliplanes, vagabondo. In effetti, è un uomo che è lontano dalla sua casa, è lontano dalla sua patria, si trova in terra straniera, deve chiedere accoglienza e quindi questo eroe ci sembra anche un personaggio attuale perché sembra che in lui ci si possa riconoscere proprio come un uomo che giorno dopo giorno si trova a dover affrontare tante situazioni nuove e diverse. Qui vediamo i personaggi che compaiono. Innanzitutto la famiglia. Abbiamo detto Odisseo, che è il protagonista, la moglie Penelope che lo aspetta nella sua casa, anno dopo anno, con amore, quindi rimanendogli sempre fedele. Poi abbiamo il figlio Telemaco, all'inizio è un bambino e al ritorno invece è un uomo adulto, fa un percorso, un cammino di maturazione personale. Poi abbiamo il padre Laerte che nell'attesa del ritorno del figlio si ritira nella campagna a coltivare la terra. Poi abbiamo detto i servi come Omeo ed Euriclea, che amano il loro sovrano e lo riconoscono anche immediatamente. Poi abbiamo gli incontri di viaggio. Tra questi ricordiamo per esempio la ninfa Calipso, che per amore aveva trattenuto e cercava di trattenere in tutti i modi possibili Odisseo presso di sé, ma che poi l'ha dovuto lasciare libero. Allo stesso modo Circe, anche lei innamorata di Odisseo, lo trattiene per circa un anno con lei. Poi abbiamo i vari popoli che incontra sul suo percorso, il ciclope Polifemo, poi abbiamo Nausicaa e Alcino, la principessa Nausicaa e suo padre che lo aiutano e lo accolgono nella loro casa. Abbiamo poi degli antagonisti come i Proci che si oppongono in effetti
E poi ci sono delle divinità come Zeus, Atena, Poseidone ed Hermes. Qui ci sono gli ostacoli, come vedete, la ninfa Calipso, la maga Circe, le sirene e Polifemo, a cui si aggiungono anche altri ostacoli, come ostacoli gli dèi, ma che alla fine non potranno far nulla, perché dovranno sottostare al volere del fato, che vuole il ritorno di Odisseo a casa.